Ok, eccoci qua, chiudo YouTube. Bene, allora buonasera a tutti, buonasera Roberto, ciao Roberto Besana, ciao. Che è il nostro ospite questa sera. Grazie, grazie di aver accettato il nostro invito. E, prima di lasciarti la parola e così ti presenti e poi abbiamo la serata, per i soci dico due parole relativamente alle prossime attività che ci aspettano e ai prossimi appuntamenti, di cui sicuramente quello più importante e più atteso è quello di domani pomeriggio. Come penso tutti ormai sappiate, domani pomeriggio alle 16:30 al Castello ci sarà l'inaugurazione della mostra, finalmente l'inaugurazione della mostra Un Mondo di Luce, dopo un'attesa di praticamente oltre 2 mesi dall'installazione della mostra, che è stata installata verso la fine di ottobre, doveva essere inaugurata il 7 di novembre. Purtroppo il Covid e il DPCM ci hanno messo in difficoltà, quindi tutti i musei e le mostre, sapete, sono state chiuse. Ora si riapre e quindi domani pomeriggio finalmente si inaugura questa mostra. La mostra resterà aperta fino al 20 6, se non erro, correggetemi se sbaglio, di marzo, Sì. giusto? Ok, e verrà aperta, come purtroppo tutti i musei e le mostre, solo dal lunedì al venerdì e nel nostro caso solo il pomeriggio. Quindi nel pomeriggio, anzi, colgo l'occasione per ringraziare i soci che hanno aderito alla richiesta, diciamo, di essere presenti negli orari di apertura delle mostre. Della mostra in tutti questi giorni in cui sarà aperta, quindi ringrazio tutti per questo, oltre che ringraziare ovviamente tutti quelli che hanno collaborato attivamente con la loro anche mano d'opera non indifferente all'installazione della mostra stessa. Dopodiché abbiamo altre cose abbastanza importanti, sono il 14, quindi domenica scade il primo termine di invio delle foto per chi ha aderito alla diciamo, iniziativa sul cibo, alla mostra sul cibo, che sarà la prima delle 2 mostre collettive che ci saranno alla Faraggiana quest'anno. E quindi sarà il primo step, poi ci sarà un secondo step di selezione più avanti, che ovviamente noi continueremo a dare indicazioni sui tempi e sulle modalità. Un'altra cosa, nei prossimi giorni manderemo anche un'altra mail a tutti i soci che vorranno partecipare alla seconda mostra collettiva che è in programma, sempre Faraggiana Ferrandi, che partirà dopo quella sul cibo, che è dedicata all'uomo e all'ambiente nella Valle del Ticino. Quindi una mostra sicuramente interessante, paesaggistica e che speriamo che impegni più soci possibile. Poi, un'ultima informazione che do di nuovo a tutti, che avevo già annunciato così durante la serata in cui, diciamo, era stato, durante la serata in cui era stato letto anche la relazione morale che abbiamo fatto sull'andamento del 2020, sui programmi 2021, abbiamo ottenuto una convenzione col comune che ci dà la possibilità di usufruire tutti i sabati pomeriggio dell'aula didattica del Broletto a Novara, che è una sala piuttosto grande, sui quasi 60 metri quadri, che si trova appunto, a cui si accede dal cortile del Broletto, dietro a dove si trova il pozzo, quindi dove si trova anche l'ingresso del bar, lì in fondo nell'angolo. Potremo svolgere molteplici attività in questa sala, che è dotata anche di un grande schermo, più di 20, più 25, 30, 30 sedie, delle poltrone, diversi tavoli, una sala molto ben attrezzata, molto luminosa e che si presterà molto, naturalmente Covid permettendo. Quindi, però, insomma, l'idea è di fare sicuramente un sacco di cose qua.
se non dimentico niente di particolarmente urgente, spero di no, io darei la parola a Roberto Besana a questo punto, che ci racconterà prima qualcosa su, di, su se stesso e poi ci farà un po' vedere un po' di sue fotografie, ci racconterà un po' come la sua visione della fotografia e ovviamente io invito tutti a intervenire facendo domande, osservazioni, eccetera, sempre che Roberto tu sia d'accordo. Mentre certo, ci mancherebbe, anzi, okay, anzi, far così per render vivo. Esatto, più interazione ci sarà e meglio sarà. Obiettivo è di terminare alle 23, quindi diciamo Roberto presenterà quattro sue, diciamo, sue lavori, sue iniziative. E niente, quindi a questo punto do la parola a Roberto e grazie. Bene. Prego Roberto. Grazie, grazie. Allora, innanzitutto grazie a tutti voi che avete accettato di essere qui con me ad ascoltare e a vedere i miei lavori fotografici. Molti mi conoscono probabilmente, altri no, e quindi do un piccolo excursus di chi sono. Sono un monzese, nato nel 54, ho vissuto 30 anni a Monza, poi sono diventato novarese per motivi di lavoro, visto che lavoravo in De Agostini, e ho vissuto altri 30-32 anni a Novara. Adesso sono un po' apolide perché viaggio tra Novara e La Spezia, dove vive mio figlio, che ha un'attività qui a La Spezia, per cui sono un po' vagante sulla A26 tra Novara e Spezia e seguo queste peregrinazioni attraverso il Covid che mi obbliga a rimanere fermo, potermi muovere e quant'altro. Mi sono sempre interessato di fotografia sin da giovane, ai tempi in cui avevo attività fotografica in pellicola, chiaramente, la società fotografica monzese, col circolo fotografico monzese, dove frequentavo e ho imparato un po' gli arcani, i misteri di quella che è la fotografia argentica, base che è sicuramente mi è rimasta anche quando sono passato negli anni 2000 al digitale. Come molti penso, la fotografia l'ho seguita tantissimo da giovane, poi gli impegni di lavoro, gli impegni di famiglia e quant'altro mi hanno un po' allontanato, si è un po' ridotta la produzione, chiamiamola così, tra virgolette, artistica della fotografia, per cui ho iniziato a riprenderla seriamente. Sia perché è arrivato il digitale che mi ha permesso di tornare facilmente in camera, tra virgolette, oscura, in camera chiara, e quindi poter riprendere in mano la fotografia in tutti i suoi aspetti. Sia perché ho adesso, visto che sono in pensione, anche molto più tempo da dedicare alla fotografia e quindi eccomi qui con voi a parlare di fotografia. Alcuni mi avranno conosciuto quando ho avuto l'onore di essere invitato a presentare la mostra che avevo realizzato 5-6 anni fa, non mi ricordo precisamente, sulla SLA, sulla ricerca, sulla mostra Muoviamoci, che era organizzata per raccogliere fondi per la ricerca sulla malattia della SLA. Era una mostra che avevamo fatto al Broletto e avevo presentato anche in anteprima da voi questa mostra. Questa sera io vorrei parlarvi di un altro tema che porto avanti nel mio vedere fotografico. Tendenzialmente io seguo i temi ambientali, seguo la natura, seguo la montagna, tutto quello che ha a che fare con gli alberi, e sono questi i temi che più colgono la mia attenzione nel guardare quello che ci circonda. L'ultimo lavoro che ho realizzato è un libro sugli alberi e volevo parlarvi proprio di questo, iniziandolo a vedere. È un libro, è questo, giusto perché così vediamo già anche la copertina, che ho realizzato a due mani. È un libro fotografico, ma non solo, perché ha avuto in Pietro Greco
uno dei massimi divulgatori scientifici italiani, il contraltare nello scrivere i testi delle fotografie. Questo perché io sono profondamente convinto che, essendo la fotografia molto, molto giovane come sistema espressivo, non abbia ancora un linguaggio consolidato e soprattutto condiviso da tutti. Per cui non ha un alfabeto che tutti o una grammatica che tutti possono interpretare facilmente. Per cui ritengo che a una fotografia sia sempre meglio abbinare un testo che possa approfondire, possa svelare meglio quelli che sono i contenuti che il fotografo voleva presentare al pubblico. Ed ecco che allora, proprio per l'albero, quando ci siamo posti la domanda con Pietro, eravamo in Varrendena ad ascoltare storie di boschi, storie di castagni secolari della Varrendena. Con Pietro eravamo appunto ad ascoltare queste divagazioni sull'ambiente. Ci siamo posti la domanda del come fare a raggiungere il maggior numero di persone nella conoscenza di quello che è l'importanza dell'albero nella nostra vita. E immediatamente è nata questa simbiosi tra me e lui, per cui io ho messo a disposizione 65 fotografie e lui su queste 65 fotografie ha spaziato in tutti gli ambiti dello scibile umano, dalla storia alla filosofia, all'arte, alla scienza, all'ambiente, all'ecologia, per far vedere come l'albero sia da sempre un compagno di viaggio dell'uomo per la sua importanza dal punto di vista fisiologico, perché se respiriamo lo dobbiamo agli alberi, per la sua importanza dal punto di vista biologico, perché se pensate che l'85% del peso della massa presente sulla Terra è dato dai vegetali, vuol dire che sono la massima espressione di adattabilità a qualunque tipo di ambiente. Ecco, un tributo agli alberi, e abbiamo voluto far sì che questo tributo fosse comprensibile da tutti, e quindi ecco che a fianco delle fotografie, che sono queste, dopo le vedremo anche, c'è stato tutta una serie di testi che spaziavano da Platone ad Aristotele, a Dante, a Margherita Hack, oppure a Rodari, cioè testi che dimostravano proprio questa assoluta condivisione, assoluta vita continua dell'uomo in tutti i suoi aspetti con l'albero. Ecco Roberto, io a questo punto ti cederei la possibilità di condividere il tuo schermo. Va bene. Così, dammi solo un secondo. Vi faccio vedere qualche immagine intanto. Ok, ora dovresti riuscire a condividere il tuo schermo. Vediamo un po'. Condividi schermo. Magari se qualcuno anche, magari Paola o... Vedo che non è, che è in... Che ha il microfono aperto, se ci dice poi se vede anche lei la condivisione dello schermo di Roberto. Ecco, allora, velocissimamente. Giusto, conferma. Andiamo in anteprima. Scusate, c'è un attimo di momenti tecnici. No, tranquillo. Necessari per... Allora, ecco qua. Io mi sono oscurato per non gravare sul collegamento, ovviamente. Allora, condividi schermo, vediamo un po'. Ecco qua, vedete? Sì, si vede. Sì, si vede. Sì. Ecco, allora. Perfetto. Questo è il schermo, va benissimo. Perfetto, questa è la copertina del libro di cui vi stavo parlando, che abbiamo sottotitolato Dialoghi tra fotografo e scrittore, appunto per evidenziare questa doppia valenza. Per darvi un'idea di come sono gli interni del libro, ecco quello che è l'immagine di una doppia pagina in cui abbiamo tenuto tutta una serie di fotografie che sono state raggruppate in tre macro temi, che sono l'albero, il bosco e l'albero e l'uomo, quindi le interazioni tra l'albero e l'uomo.
Io chiaramente non vi farò vedere tutto il libro perché sono 150 pagine, però per farvi vedere questo com'è il tipo di impaginazione, molto pulito, eccetera. Ad esempio, ecco, questa è una favola di Rodari collegata a questa bellissima immagine, oltretutto delle nostre zone. Perfetto. Questo è un albero, è un avanzo di quello che è successo con Vaia, siamo in Val Gardena, ed è l'unico albero che è rimasto di un intero bosco. Qui c'era, poi avrei anche la fotografia per far vedere il prima e dopo. Questo è un albero che è rimasto isolato, si è salvato dopo la tempesta di Vaia. Perfetto, allora adesso vorrei andare a vedere le altre foto, scusatemi, perché adesso però abbiamo un problema, non mi si riesce a chiudere, eccolo qua, adesso apro delle altre immagini. Perfetto. Vi preparo delle altre immagini, in questo caso invece le fotografie del libro. Scusatemi, Se ci sono già commenti, magari ovviamente benvenuti. Se vogliamo parlare in generale delle... Una volta mi hanno domandato se ha ancora senso realizzare un libro fotografico, no? Non riesco a capire perché io ho qui un Mega 1 che non so cosa serva. Ecco. Se ha ancora senso realizzare un libro fotografico. E oggi, no? Quando l'immagine è diventata immagine digitale, completamente condivisa su tutti i social, social eccetera. E una risposta che do è che oggi più che mai è fondamentale avere un libro fotografico e soprattutto stamparsi le fotografie. Avevo letto poco tempo fa che in questi anni siamo arrivati ad avere una produzione, perché in questo caso è produzione, di circa 1.000 miliardi di immagini fotografiche che vengono postate sui social media. 1.000 miliardi, un oceano di immagini, un oceano che però ha nell'effimero della loro presenza una delle caratteristiche fondamentali, cioè quanti si ricordano delle immagini che sono passate attraverso Facebook, attraverso Instagram o attraverso i siti, anche solo, non dico un anno fa, ma un mese fa. Quindi il poter stampare, poter vedere su carta, la fisicità della carta, una propria immagine, penso che sia fondamentale anche per poterla mantenere nel tempo. Non penso che raramente i miei nipoti o i nipoti di mio figlio potranno vedere come sono io, perché o come è mio figlio, perché ormai diventerà sempre più raro che le persone mantengano una visibilità nel tempo attraverso la fotografia stampata. Ed ecco che io una delle cose che faccio sempre è consiglio sempre di stamparsi le proprie fotografie. Comunque, queste sono... Vediamo adesso un po' di fotografie dell'albero. Dai. Queste... io non, l'unica non so se commentarle una dopo l'altra o parlarne, però direi falle scorrere, magari falle scorrere tutte, poi lasciamo spazio a qualche commento. Perfetto. Da parte di tutti. Chiaro che non sono nell'ordine del libro, sono un ordine casuale in questo caso, no? Come vedete, le mie fotografie sono tutte in bianco e nero e quadrate. Per adesso però non le vediamo, perché non stai condividendo lo schermo. Aspetta, caspita, per allora.
Sì, mi sa che di tornare indietro forse, perché... Aspetta un attimo, scusami. No, no, niente, niente. No. Ora stai condividendolo. Lo vedi? Sì, sì, vediamo un... scusate. No, scusate, allora. Un elenco di file. Ma non è possibile, scusa. Sto condividendo le singole immagini io. No, adesso stai... Io vedo uno schermo blu con un elenco di file. Ok, ho capito. Ok. Queste non le vedete? No. No, perché non stai... Eppure sono in condivisione di schermo. Proviamo a tornare indietro. Provare a rifarlo magari perché... Scusatemi, ma torno indietro e lo perché questo c'è. Quindi condividi lo schermo. Eccolo qua. Ok, ora sì. Se vai sul pallino verde dovresti riuscire a metterlo. No, allora si era bloccato. Perfetto, ora va benissimo. Scusate. Perfetto. Ottimo. Non so, ditemi voi se è troppo veloce o se è troppo lento. No, va bene, qualche secondo, diciamo, va bene. Magari qualche secondo in più. Ok. Come vedete sono fotografie di tantissimi tipi di ambiente in cui l'albero è presente, alberi vivi, alberi morti, alberi industriali perché utilizzati dal punto di alberi di varie regioni d'Italia. Qui siamo sulle Cinque Terre, nel Parco delle Cinque Terre. Qui siamo nella nostra pianura, in quello che vengono chiamati comunemente boschi, ma boschi non sono, perché è agricoltura intensiva, è allevamento di pioppi. Boschi artificiali, diciamo. Sì, è sbagliato chiamarli boschi, perché questa è un'attività industriale per la produzione della cellulosa. Cioè, un'attività agricola. Sì, è un'attività agricola, esatto. Perché è dirompente, oltretutto, perché... Dal punto di vista ambientale sono sotto il pioppeti non cresce nulla. No, non c'è neanche nemmeno. Questo dov'è? Qui siamo in Val Aurina. Ok. Anche questo è un bosco della Val Aurina. Che è verso la Svizzera? No, Val Aurina è, sì, no. Beh, in effetti sì, è il confine tra Austria e in Alto Adige, Austria, sì. Svizzera e certo. Italia, chiaramente. Sì, sì, sì. L'ultima valle prima, sì, perfetto. Dell'Austria. Bravissima, è l'ultima, è una delle ultime valle prima dell'Austria. Ok. Passo Stahl, se ben ricordo, no? No, non c'è nessun passo lì, la Val Aurina è chiusa. La Val Aurina sì, è un passo, c'è un passo, ma bisogna farlo a piedi. Non è collegata con l'Austria. È l'ultima valle che entra nel gruppo dei Monti Tauri. È stranissimo perché non ci sono passi automobilistici, chiamiamolo così. È chiusa il fondo. Sì. Questa ad esempio fa parte del capitolo sul rapporto tra l'uomo e la natura, no? Quindi, questa non è fatta col drone o è fatta col... No, questa è fatta... Dall'alto. Non uso droni. Dall'alto. È fatta dall'alto, è una coltivazione di meli, che sono la parte centrale, la parte bassa sono vigneti e la parte alta invece è natura. Naturale, tra virgolette, quindi per me è una fotografia che dà un senso di quasi guerra tra i due mondi, no? Cioè la natura che si sta sempre più restringendo
sotto, sotto l'impulso e sotto, sotto la spinta di questi battaglioni tutti in ordine che si stanno occupando di... Ok, adesso devo andare a prenderne un altro gruppo perché chiaramente... Magari mentre Roberto fa i suoi spostamenti di file, eccetera, ne hai già subito, benissimo. Sì. Allora. Ecco qua, allora. Un abbraccio. Questo è un albero centenario in Sardegna. L'hai detto giusto, è un abbraccio. Infatti anche Pietro Greco su questo albero ha scritto un testo che ha intitolato L'albero padre, no? Esatto. Molto interessante. Poi vi racconterò due aneddoti su Pietro Greco, che purtroppo non è più con noi, ci ha lasciato in dicembre. E vedi, non riesco a capire perché si blocca ogni tanto. Eccolo qua, adesso è tornato. Vedete sempre? Sì. Ecco. Questi alberi non ci sono più. Qui siamo nella nostra pianura, verso Biandrate, perché chiaramente sono alberi che ogni tanto vengono tagliati. Certo. Questi sono uno dei tanti boschi naturali che esistono ancora come piccole aree nella nostra pianura. Questo è un altro albero, che c'è l'albero ma non c'è più il muro. Se volete vederlo, scendete dal cavalcavia di San Martino e andate verso le poste sulla sinistra, c'è questo albero e c'era questo muro che poi è stato abbattuto. Questo è un po' il nostro rapporto con gli alberi nelle città, cioè li utilizziamo per una presunta voglia di rapporto con la natura, col verde, con la bellezza dell'albero, però molte volte li costringiamo in posti assurdi. Immaginatevi il caldo che si crea in questa situazione d'estate, questo povero albero così con delle radici critiche. Mm. Questa è un'altra foto delle nostre zone, siamo a Prù in questo caso. Mm. Questi per fortuna sono liberi. Sì, sono liberi, sono i classici alberi che si mettevano, perché qui sotto, c'è in mezzo tra i due, c'è una strada. E sono i classici alberi che ogni tanto si mettevano a confine oppure a dimostrazione del momento in cui stai entrando in una proprietà diversa. Qui non si capisce perché ogni tanto mi si blocca e non va avanti. Eccolo qua. Questa è una foto invece sempre di Novara. Questo è lo Stadio Vecchio. Siamo allo Stadio Vecchio di Novara. Una notte in giro col cane. Guido lo sa, Guido Barberis lo sa, visto che è il mio dirimpettaio a Novara. Che ogni tanto ci si trova fuori di notte. Questa foto, per darvi l'idea di quello che io intendo come fotografia, che la fotografia per me è guardare principalmente, non è lo strumento tecnico che si usa. Questa foto è stata fatta con un iPhone, chiaramente, perché di notte col cane più di un iPhone non puoi avere. Ecco, quello che conta poi non è tanto lo strumento, ma è come utilizzi lo strumento al meglio per poterlo sfruttare nel massimo delle sue potenzialità. E poi saper lavorare il bianco e nero in camera chiara, come lo si faceva una volta in camera oscura, quindi con tutte le caratteristiche. Questo è un altro... Questo forse più che soggetto dell'albero è quasi il fiume, però, perché è molto, molto evidente questa virgola del fiume all'interno di questo bosco. È sempre da altre parti anche questa. Sì, è sempre lì, è sempre da noi, siamo nella zona di Oleggio. Ok.
Parco del Ticino, questo qua, allora. No, qui siamo verso, non me lo ricordo più come si chiama questo fiume, però non è il Parco del Ticino, qui siamo fuori, anzi, qui siamo in Sardegna, è un albero secolare, è uno dei monumenti degli italiani, degli alberi monumentali italiani. Ma non siamo nell'Ogliastra. È un ulivo? No, questo è un non un sicomoro, è un cipicchia, adesso non mi viene in mente, perdonatemi, mi verrà in mente, però no. È un albero incredibile perché, come vedete, è formato quasi da tanti alberi messi insieme che tendono ad aggregarsi. In realtà è un unico albero, anche se sembrano tanti, come se fossero tanti rami che si uniscono e crescono insieme. Ok. Bene, penso che questo è il mondo degli alberi. Se volete vedere qualcosa d'altro degli alberi, oppure se volete dire qualcosa o farmi qualche domanda. Prima domanda te la faccio io, così rompiamo il ghiaccio. Sì. Ma tu fotografi sempre in formato quadrato, Roberto? Dunque, io sono un masochista, no? Io fotografo in 24-36, però sapendo che dovrò utilizzare l'immagine in formato quadrato. Quindi faccio molta più fatica, ma lo faccio apposta per concentrarmi sempre di più sulla composizione. Sostanzialmente cerco appunto di lavorare nelle inquadrature, nella composizione sul 24-36, ragionando però nel risultato finale che deve essere un formato quadrato. Volevo dirti, che cos'è che ti ispira di solito nella realizzazione di uno scatto fotografico di un albero? Dunque, innanzitutto parto da un presupposto diverso. Non c'è un'ispirazione che io ho nel momento in cui faccio una fotografia. Perché io penso che quando uno cerca una propria linea fotografica, un proprio essere fotografico, lo faccia perché ha un sedimentato di storia, di cultura, di esperienze e di preparazione che lo portano a stare più attento a determinati temi rispetto ad altri. Io sono nato geologo e quindi ho sempre avuto nella montagna, nei boschi, nella natura una particolare attenzione. Quindi quando io vedo un albero, a parte che molte volte, ricordate, dal mio punto di vista è difficile fare una foto bella immediatamente di quell'albero, perché può essere che io lo stesso albero ci passi davanti o torni a rifotografarlo almeno 5 o 6 volte, perché dipende dalle condizioni di luce, dipende dall'atmosfera, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori. E capita, non so, magari capita anche voi, che c'è il momento in cui scatta un qualcosa, in cui la fotografia che tu vedevi, quella che sentivi già dentro di te da un certo punto di vista, ti si presenta. Ecco, in quel momento stai facendo la fotografia che poi diventerà la tua vera fotografia, perché ho un archivio di immagini di fotografie di alberi enorme, però molte sono soltanto immagini di documento, no? Documentazione oppure che servono per altri fini. La fotografia invece del mio albero è una fotografia che mi appare nel momento in cui tutto quello che ho nella mia anima si connette e diventa la fotografia che sto guardando e che sto prendendo. Okay. Quindi senza uno schema o un progetto predefinito, insomma. Il progetto è l'albero, quindi io fotografo gli alberi sempre, in qualunque momento, in qualunque tema. Poi posso trovare, non so, vedi, ad esempio, io ho un'intera serie su Vaia, ho fatto anche un libro su Vaia. Quindi dopo il trasformare quello che tu vedi dell'albero in un tema è più l'argomento che tu scegli di trattare, da cui prendi le fotografie che hai in archivio.
o che hai già sviluppato. Ne potrei fare altri 3 o 4 di libri così sugli alberi, magari riformando completamente i temi, per cui potrei fare gli alberi e l'uomo dal punto di vista distruzione da parte dell'uomo dell'albero, potrei fare soltanto l'albero in montagna, l'albero in pianura, i boschi cedui o i boschi agricoli. Cioè, quando tu hai un tema che senti tuo e che porti avanti continuamente, lo puoi trattare in tantissimi modi. Chiaro che la linea di base è fotografo l'albero in tutti i suoi possibili aspetti. Ok, grazie. Prego. Poi. Sì. Altre domande? Perché bianco e nero? Bello, bianco e nero. Allora, questa è una vecchia diatriba, chiamiamola così, non è una diatriba. È un modo di fotografare che vede sempre questa antitesi tra i due grandi pensieri dell'uomo, no? Cioè l'uomo è sempre diviso in due pensieri, vede il bianco e il nero, vede la notte e il giorno, vede il cielo e la terra, vede l'Inter e la Juve, cioè è sempre ha sempre delle dicotomie, e molte volte lo è anche nell'uso della fotografia tra il bianco e nero e il colore. Allora, io uso indifferentemente i due sistemi di rappresentazione, perché tutte e due hanno una loro validità e servono a un determinato scopo. Uso il colore quando devo rappresentare il più possibile quello che è la realtà, per la ricchezza di informazioni che il colore dà rispetto al bianco e nero. Quindi quando ho bisogno di molta più documentazione, quando ho bisogno di dare informazioni precise di quello che è la realtà che ho deciso di cogliere tra quello che ho e di rappresentare tra quello che ho davanti a me. Però uso il bianco e nero invece quando io voglio entrare in un ambito più fantasioso di percezione visiva che ti permetta di colorare autonomamente attraverso la tua mente quello che hai davanti. Uso il bianco e nero perché per me è molto più essenziale, è la purezza della luce e del buio. Il bianco e nero disegna molto di più le linee, è molto più tridimensionale nella sua rappresentazione del soggetto e soprattutto esalta al massimo quello che è l'aspetto della luce. Il bianco e nero perché dal mio punto di vista fa risaltare molto di più la materia con cui del soggetto che stai rappresentando. In certe fotografie di bianco e nero tu riesci a sentire la ruvidità di un tronco, visto che stiamo parlando di alberi, riesci a toccarlo in maniera diversa rispetto ad esempio al colore. Chiaro che uso anche il colore, ma in campi e in ambienti completamente diversi. Quando io ho bisogno di dare immaginazione, di far sì che lo spirito possa viaggiare, il bianco e nero, dal mio punto di vista, è insostituibile. Okay. È una spiegazione, in effetti, molto convincente, devo dire. Io condivido quasi tutto quello che hai detto, soprattutto per quanto riguarda l'essenzialità e gli aspetti legati alla rappresentazione della materia, dove in effetti il colore in certi casi tende a distrarre un po', mentre bianco e nero enfatizza sicuro gli aspetti legati alla materia. Ma guarda, quello che stai dicendo lo si può verificare immediatamente quando hai davanti a te una fotografia, chiamiamola così, con dei colori a colori abbastanza omogenei, quindi con pochi risalti, in cui a un certo punto c'è un particolare rosso di un colore completamente diverso. La classica fotografia, non so, che molti vedono ogni tanto, dell'ombrello rosso, dell'ombrello colorato nell'ambito di una scena. Bene. Sì. Lì ti stai distraendo perché tu non stai più rappresentando un qualcosa, il tuo occhio va immediatamente là e il colore distrae rispetto al bianco e nero, che invece ti permette di analizzare in maniera diversa quello che è
la scena che tu proponi alla, a chi ti sta guardando, la tua immagine, la tua fotografia. Sì, poi soprattutto se ci sono colori dominanti, tipo rosso. Caspita, rosso è il colore più dominante in assoluto. Quindi. È vero, è vero, è vero. Bene, dai, magari se non ci sono altri... interrompere un attimo, Stefano. Vai, Paola. Che sta tentando di entrare e non riesce. Puoi chi dare... sta tentando di entrare? Non riesce. Non ho capito, Paola, scusa. Silvio Giarda. E però non vedo la richiesta, non ho mai visto la sua richiesta in realtà. Ha detto che riprova. No, però non vedo la richiesta, quindi non posso dargli l'accesso perché non la vedo. Dico di collegarsi magari attraverso YouTube. Sì, attraverso YouTube, se però deve intervenire può solo farlo mandando dei messaggi scritti che qualcuno dovrà leggere e riferire a Roberto. Ma Stefano, forse puoi mandargli l'invito da lì? Prova a vedere. No, ce l'ha, ha detto che il link ce l'ha. Ce l'ha l'invito, perché la mail che ho mandato l'ho mandata anche a lui. È una complicazione inutile, non risolve il problema se io lo invito. Ed è lui che deve fare la richiesta di partecipazione dal link che gli abbiamo mandato. Ok. Ma se ce la fa, comunque tu tieni d'occhio. Io tengo d'occhio, perché comunque se vedo che qualcuno vuole entrare, mi compare in super la scritta. Fin da adesso non mi è comparso. Ok, magari allora deve tornare alla mail che gli hai mandato. Deve tornare alla mail, aprire il link e riprovare. Magari se vogliamo passare al secondo. Allora, il secondo tema invece è un momento triste. Vi racconto perché nasce questo secondo libro che sarà come tema sul paesaggio. Dopo il libro sugli alberi con Pietro Greco ci eravamo dati il compito di realizzare il secondo grande tema ambientale che vede l'uomo sempre inserito nell'ambito della natura e dei temi naturali, ambientali ed ecologici, che è il paesaggio. Il paesaggio che è, insieme all'albero, una parte fondamentale della nostra vita di tutti i giorni. Purtroppo lui è venuto a mancare mentre stavamo iniziando a impostarlo, e allora come tributo che gli voglio fare, perché è stato veramente un grande uomo dal punto di vista divulgativo e di conoscenza e di condivisione della scienza con tutti, ho deciso di portarlo avanti lo stesso, questo libro. E ho preso metaforicamente la sua penna e l'ho passata ad altri 65 autori, 65 erano i suoi anni di vita. E allora ho scelto altri 65 amici, colleghi, conoscenti, persone che lo apprezzavano, giornalisti, scrittori, scienziati, ricercatori, che prendessero appunto la sua penna e si sostituissero a lui nel fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto con gli alberi. Quindi una fotografia di paesaggio e su quella fotografia di paesaggio scrivere un qualcosa, scrivere temi che possono essere di grande divulgazione. Di 65 persone, tanto per darvi un'idea, mi hanno scritto, ed è un libro che uscirà a breve, da Piero Angela a Piero Bianucci, a Marta Morazzoni, a Ciccarese, a Telma Pievani. Cioè, hanno scritto dei grandi della scienza e della divulgazione, tutti perché avevano ben presente quello che era il valore di quest'uomo. Allora ho scelto queste 65 foto insieme a Melina Scalise, che è una sociologa di Milano che si occupa di fotografia. Non hanno più la coerenza del primo libro degli alberi, perché chiaramente i temi scritti non sono stati scritti da una sola persona come era prima con Pietro Greco, ma da 65 diverse, per cui non si è potuti coordinarli al meglio per avere un'omogeneità di trattazione, ma però penso che si sia riusciti a creare un'altra cosa molto interessante. E se volete, del paesaggio vi faccio vedere qualcuna delle immagini che faranno parte di questo
nuovo libro che andremo a pubblicare i primi di maggio. Sì, sì, bene, bene. Ora vediamo dove, perché non si condivide. Condivisione dello schermo in pausa perché è in pausa. Noi adesso vediamo ancora, giusto per aiutarti se riesco, vediamo ancora la strisciata. Questo non vedete la foto? Vediamo la strisciata degli alberi e la foto dell'alberello, quello in mezzo alla piazza. Sì. Allora, aspetta un attimo perché io qui ho un problema che mi compare un numero che non c'entra niente, non so che diavolo è. Allora, aspetta un attimo. Proprio io non conosco Mac, tra l'altro, quindi non posso darti indicazioni su come. No, no, ma non è un problema di Mac, è un problema di. Scusatemi, ma no, io Zoom ho sempre usato altri sistemi. Ecco, adesso lo vedi, non mi compare tra le condivisioni qua. Desktop. Forse c'hai una finestra nascosta che ti autorizza a condividere lo schermo. Sì, sì, lo so, è quella che infatti. Ma se chiudi quello verde, quello dell'alberello. Non. No, l'alberello è chiuso. Ah, perché noi vediamo ancora l'alberello. Invece per me è chiuso, non c'è. Vedi, se vuoi, dice. In alternativa, puoi anche interrompere la condivisione e poi rifare una nuova condivisione. Tanto è la stessa cosa. Basta che non esci da Zoom. Eccolo qua. Nuova condivisione. Puoi fare così. È ripartito. Infatti lo vediamo il mare adesso. Perfetto. Ottimo, adesso è tutto schermo. Bene, adesso si vede. Sì, sì, il paesaggio di mare con le nuvole. Allora, vedrete immagini molto eterogenee, che però hanno tutti come sottofondo il tema legato a quello che è il paesaggio dell'uomo, il paesaggio che l'uomo vede tutti i giorni e che lo ispira. Questa immagine è stata scelta da Guidoni per scrivere il suo pezzo. Guidoni è stato il primo astronauta italiano che mi ha scritto un pezzo per questa immagine, parlando appunto del fatto che la Terra non è terra ma è acqua, vista dallo spazio. E soprattutto la cosa che ha scritto su questa immagine, ad esempio, è il fatto che è la Terra, il pianeta Terra è molto bello e bisogna salvaguardarlo. Tutto il suo ragionamento era un po' legato a questo. Adesso andiamo avanti, vediamo un po'. Questo è un riflesso del sole, ovviamente. Questo qua è chiaramente il sole che si riflette sull'immagine, era il sole che compariva dietro quelle nuvole, e quindi ha creato questa bellissima, dal mio punto di vista, plasticità del mare, perché se vedi il mare era mosso ma non agitatissimo, e con questa luce si è creata questa conformazione del mare molto. Penso interessante. Sì, sì. Questa è un'altra fotografia che ho fatto in Umbria. Su questa. Niente, non sto a dirvi chi ha scritto per ogni foto, perché altrimenti non la finiamo più, però è abbastanza interessante perché c'è tutto il tema dell'agricoltura, no? Campi arati, campi coltivati, eccetera, e pochi alberelli lì da soli. Isolati gli alberelli tra virgolette naturali, perché perché una delle bisogna sempre considerare che non esiste l'ambiente che non sia dell'uomo che non sia naturale, anche l'uomo è natura, perché noi non siamo altro che degli animali nell'ambito della pianeta, e come tutti gli animali condizioniamo l'esistenza del pianeta. Prendo solo un esempio, non so se qualcuno di voi ha mai visto i termitai che ci sono in Africa, quelle specie di piccole colonne di fango durissimo, indurite, che crescono, cioè vengono costruite dalle termiti. Bene, anche quello allora è una modifica della natura da parte di un animale che è la termite. Quindi anche noi, da Cro-Magnon, se vi ricordate i disegni di Cro-Magnon nelle caverne, anche noi modifichiamo la natura, l'abbiamo sempre modificata. Il vero problema è che stiamo un po' esagerando nella modifica della natura in questo periodo,
Quindi noi siamo naturali come tutte, non esiste un ambiente che non sia puramente natura, perché la natura è l'insieme di tutto. La natura che uno pensa, no? Dice vado in Val Grande, lì c'è la vera natura perché è intoccata. Non è vero, perché anche lì ci sono presenze umane. Quello che conta è, nell'ambito del rapporto uomo-natura-ambiente, è mantenere un equilibrio, rendersi conto che tutto è un equilibrio. La natura ci sopravviverà sempre, cioè siamo noi che siamo destinati a estinguerci. La terra continuerà a vivere come le piante, la geologia, tutto continuerà a vivere, magari sotto altri aspetti. Quindi tutto quello che facciamo all'ambiente lo stiamo facendo a noi stessi, ed è questo che dobbiamo renderci conto e dobbiamo prendere come fondamento del nostro come rapporto. La famosa frase che noi non siamo indispensabili per la natura, ma la natura è indispensabile per noi. Insomma. Perfetto, l'hai detto. Cioè, questa cosa qua che ormai è risaputa. È sempre una curiosità rispetto a questa fotografia. Questa non è neve, ovviamente. Sì, sì, è neve. È neve. Ah, è neve? Ah, sì, sì, è neve. Pensavo fosse tirata molto contrastata. No, no, è neve. Sai, a me, queste, io, se vedete le mie fotografie, la maggior parte sono fatte in inverno e in autunno, cioè che sono le mie stagioni, quelle che viene chiamata come il brutto tempo, ecco, inizia il bel tempo fotografico per me. Sì, sì. Qui siamo nella terra del Sagrantino di Montefalco. E queste... Roberto, se puoi tornare sulla foto di prima, sì. Scusami, ecco. Ci mancherebbe. E io qua farei notare una cosa che dal punto di vista compositivo è veramente straordinaria. Perché la conformazione del labbro ha fatto sì che la S si componesse, cosa che non è semplice da... se vedete, questa conformazione dell'albero riesce a fare in modo che questa S si completi, ed è una cosa veramente molto molto ben vista, ecco, questo c'è da dire. Grazie. Mi associo al commento di Giuseppe, perché in effetti sì, non l'avevo fatto, ma effettivamente anch'io ho apprezzato un sacco dal punto di vista compositivo è veramente... Allora, se volete... Allora, il nostro occhio, il fotografo, la prima azione che fa, e dal mio punto di vista la più importante in assoluto, è la composizione dell'immagine che poi andrà a rappresentare. Cioè, davanti a noi abbiamo una realtà sterminata, fatta di tantissimi particolari, quando guardiamo questo campo. Ecco, il comporlo è l'azione più importante che noi stiamo iniziando a fare, quindi eliminare tutto quello che non ci serve all'interno dell'immagine. Togliere, togliere, togliere per arrivare a quello che è la comunicazione che si vuole dare. E tu hai ben colto quello che è il tema, cioè questa S non esisteva, però questo albero a destra ha creato, anche se è un soggetto completamente diverso, ha creato la S nel momento in cui l'ho inserito. E potrebbe sembrare un elemento di disturbo, ma in realtà è un elemento qualificante l'intera immagine. Certo. E la composizione è una delle cose che curo molto di più. Ecco anche perché uso il quadrato, perché il quadrato è il massimo dell'esaltazione della composizione dal mio punto di vista. Cioè è quello che ti permette di equilibrare al meglio all'interno di questo spazio ben delimitato e senza fughe, tutto uguale, senza fughe a destra o a sinistra, quello che tu vuoi dare come messaggio. Il tuo occhio rimane molto più concentrato nel formato quadrato, perché continua a rimbalzare nei quattro lati, mentre con il formato rettangolare tende magari a spostarsi più a destra o più a sinistra. Nel quadrato rimani lì, rimani nel soggetto. Qui siamo sempre nella, come dicevo, Montefalco, nella zona del Sagrantino. Anche qui c'è un effetto compositivo, questa specie di V rovesciata, di non so, quella specie in questa io ho voluto dare, cioè la forza compositiva è data dal mio punto di vista da quel piccolo particolare a destra di quegli alberelli, che danno l'equilibrio, il completo equilibrio all'insieme. Perché portano l'attenzione lì, interrompono però questo flusso di linee senza che vengano eliminate. E quindi è un insieme che
Però anche le due linee scure, diciamo, sono quelle che racchiudono quel particolare. Chiaro. Se non ci fosse stata la linea scura in basso, il particolare... Perfettamente ragione. Infatti è un insieme che è un occhio quasi che si auto... Comunque poi tutto comunque si sostiene dalla fondamentale ripartizione tra pieno e vuoto, perfetto. Davvero ci sono le due cose che contrastano ampiamente e quindi creano la foto sostanzialmente. È un'altra un'osservazione ottima questa, il pieno e il vuoto, cioè il bianco e il nero, no? Le famose contrapposizioni che poi creano maggiore interesse all'interno della visione, no? Ma poi il vuoto assoluto, cioè non c'è nulla. No? C'è una nuvola avrebbe disturbato. Qua. Assolutamente, invece qui sei concentrato al massimo. Esatto. Ecco, vedete anche un'altra caratteristica del quadrato? Qui la linea è al centro, no? Sapete che c'è tutti quelli che dicono la famosa regola dei terzi, la più grande bufala che esista sulla faccia della Terra, no? Che è stata inventata dai produttori di macchine fotografiche per far sì che qualcuno ordinasse gli elementi in maniera non casuale, no? Ecco, con un formato rettangolare, una foto di questo genere non si sarebbe potuta fare. Cioè, perché non potevi mettere l'orizzonte al centro. Sarebbe stato, cioè non avrebbe avuto lo stesso equilibrio, non so come dirlo. Ecco perché il quadrato ti dà ancora più possibilità. Qui siamo alla Spezia, perché questo è il Golfo dei Poeti, quello che vede, questo è da dove si vede da dove vive mio figlio, dall'albergo di mio figlio. È una classica situazione in cui ho esposto per le luci un momento eccezionale di sole che si presentava all'interno di una giornata di brutto tempo incredibile, ed è venuta questa immagine. E ecco. Si capisce perché l'hanno chiamato Golfo dei Poeti. Sì. Ecco, questo è quello che io potrei dire è la scuola del bianco e nero fatto in pellicola. Da qui io uso questa immagine quando voglio far capire e dire se tu sei nato con la pellicola, tu riesci a vedere queste luci e soprattutto a sapere che risultato otterrai, cosa che invece col digitale, chi è nativo digitale ha meno facilità, no? di presenza, perché qui devi proprio ragionare sulla luce, come espongo qua, e devi sapere cosa ti verrà fuori poi. Qui non riesco mai a capire perché, scusate, eccola qua, la prossima, va bene. Beh, questa non potete non riconoscerla perché... Vabbè. Questa direi che per noi è inconfondibile. È inconfondibile. Ecco, in questa chiaramente l'elemento compositivo è tutto collegato alla grafica del disegno che c'è nel campo. Le orme che lasciano i trattori, eccetera, no? Con sempre comunque l'alberi in fondo, eccetera. Questa è la famosa foto essenziale, no? È sempre una foto legata agli alberi, anche questa, perché se li vedete sono quelle... Nell'ombra. Quelle ombre là dietro sono gli alberi, no? E quindi è quasi, anche in questo caso, una divaricazione tra noi e questa presenza effimera dell'albero, no? Quindi è quasi far capire, attenzione, che senza alberi rimarremmo in una situazione di assoluta mancanza di qualcosa, no? Di essenziale che invece ci serve per comporre un paesaggio. Sì. Questa è il suo contraltare, quindi la linea sempre fatta dall'uomo, perché è una staccionata che divide due mondi completamente diversi. Il mondo dell'uomo è un posteggio, questo davanti è un posteggio, anche se è in bianco, non è inutile, dal mondo naturale, e che è quello dietro delle montagne. Quindi quasi una divaricazione, quindi è una scelta compositiva che ho fatto per dare l'idea della divaricazione del nostro rapporto tra l'uomo e la natura. È quasi come se avessimo uno steccato tra noi e loro.
Questo è sempre questa è La Spezia. È il porto di La Spezia, questo? Questo è il porto di La Spezia. Qui davanti, quella sotto, quella in basso a sinistra, è il porto della Marina Militare, l'arsenale militare. Vedete che c'è anche l'Amerigo Vespucci. Ah, è l'Amerigo Vespucci quella senza vele, giusto? Sì, quella lì è l'Amerigo Vespucci. Quella che vedete, là, quelle specie di righe, sono il porto commerciale dove si parcano i container, eccetera. E quelle dietro invece sono tutte le Alpi Apuane. È un momento di capita frequentemente qua in certe giornate primaverili quando c'è quella che viene chiamata la Maccagna, quindi questa umidità che arriva dal mare con le differenze di temperatura crea queste situazioni incredibilmente belle. Tu hai il primo piano che è nitidissimo perché non c'era una nuvola, e dietro invece tutto offuscato, leggermente etereo. È bella questa, mi piace molto anche questa. Andiamo avanti. Porca. Anche questa è l'essenziale. Qui siamo proprio all'essenziale, cioè c'è il paesaggio o non c'è il paesaggio? Qui hanno scritto un testo spettacolare su questa immagine. Ma che cos'è la riga nera? La riga nera è il bordo della piscina dell'albergo di mio figlio. Però lo dico, ma non dovrei dirlo, no? In realtà, no, quindi... però viene la curiosità e mi viene spontanea. Però questa è proprio ti dà l'idea del dire, sono anche in questo caso due mondi, no? Cioè qualcosa che vogliamo che ci sia e che può non esserci, un qualcosa che si costruisce. Però è un'altra situazione molto bella con la nebbia in fondo. Anche questo per me è paesaggio, cioè il paesaggio che noi abbiamo davanti tutti i giorni, è un campo di erba, di erbacce, eccetera, che però ha la sua bellezza. Questo è un mare agitato, se vi immaginate, cioè molte volte noi pensiamo alla natura come un qualcosa di organizzato, di sempre preciso, eccetera. Ecco, guardate questo, non sembrano le onde del mare, quindi un qualcosa che si muove. Ecco, questo è un campo, di non so neanche che cosa, di qualche erbe, però che ha dato questa situazione. No, scusate. Beh, questa è classica da noi, anche questa. Vedete che è il mio ambiente naturale, la nebbia, il brutto tempo, la pioggia, la neve. Giuseppe, ne sai qualcosa, mi sa. Di nebbia un po'. Di bianco e nero molto meno, purtroppo. Qui ho avuto il grandissimo vantaggio che il tipo di pianta aveva questo pioppo, sono pioppi giovani, questa corteccia bianchissima e nera dove si corteggia, che dava questa situazione molto ed evidente. Questa è sempre da noi a Spezia, è l'isola Palmaria di destra e l'isola del Tino a sinistra, in un controluce fortissimo. E qui questa è, a parte la tipologia di foto che può piacere o non piacere, però è un'esaltazione tecnica, no? Cioè un controluce così che alla fin fine anche nel digitale riesce a mantenere un livello qualitativo pari all'argentico, no? Sì. Perché io dirò un qualcosa, io però ne sono convintissimo. Il problema tra la pellicola e il digitale non è nell'acquisizione dell'immagine, ma è nella restituzione dell'immagine. Cioè il digitale ha un collo di bottiglia nell'ambito dei DPI utilizzabili in stampa che la pellicola non ha. Ecco perché si dice sempre che la pellicola è insostituibile per la qualità che può dare. Perché noi in stampa su un fine arte arriviamo a stampare a 400, 500, 600 dpi al massimo. La stessa immagine in pellicola avrebbe quasi, per dare un'idea, 9.000, 10.000 dpi. Quindi una quantità di informazioni in stampa talmente superiore che rende la qualità diversa. Ma non è nell'acquisizione. C'è la grande differenza, è nella
resa poi in stampa. Poi qualcuno mi dirà, non è vero, e io non sono convinto di questo invece. Potrei mettere di mezzo Gabriele Chiesa, che è uno dei più grandi conoscitori della storia fotografica italiana, a discutere. Vabbè, questo è il classico canale da noi, però nella sua geometria con le nuvole, quasi che abbiamo il paritetico di luce tra nuvole e riflesso. Che canale è questo? Questo è il canale, il canale Cavour. No, no. No, questo è il Cavour, questo è il Cavour. Questo è un altro, è un classico. Questo è un classicone. Questa è la cascina che si trova dove c'è l'autostrada di Biandrate, la rotatoria di Biandrate. Sì, ho presente. Però presa dalla parte opposta, perché l'ingresso, l'autostrada è sulla sinistra, no? Sì, questa è presa dalla parte opposta, dal canale Cavour, ecco. Dalla zona del canale. È un classico. Questa è una foto presa nel Trasimeno. Un Trasimeno tramonto. È molto bello dal punto di vista paesaggistico, perché è poco sfruttato dall'uomo, diciamo, rispetto ad altri. Cioè, sì, oddio. Oddio, no, beh, relativamente, cioè, rispetto ai nostri laghi, sicuramente. Ah, beh, sì, è meno abitato, nel senso. Meno abitato, esatto, meno conurbato, non so come dire. Meno... Nel senso, non arrivano con le case fin sul lago. Ecco, no? Esatto. Sono più lontane, perché cioè, siccome è un lago che ha una zona paludosa molto elevata, molto grande, ecco che non ci arrivano mai vicino, e quindi rimane molto, molto bello da questo punto di vista, ti dà delle situazioni. Poi è calmissimo, esatto. Guarda che riflesso, sembra neanche di dire. E la luna non è lì a caso. No, guarda che fortuna, c'era anche quello piccolo particolare, bello, bravo che l'hai vista, che molti non la vedono neanche, no? Ma ci voleva quel piccolo puntino. Sì. Inquietante anche il motore, il suo riflesso. Sembra una persona. Una forma abbastanza... È un po' antropomorfo, sembra quasi che sia una gamba di una persona che è lì appesa tra la barca e l'acqua. Ma io la interpreto anche come, vedete che la prua sembra una bocca, no? Quindi quasi qualcosa di umano che vada a mangiarsi. Una tenaglia, bravo. Sì, sì, assolutamente. Anche. Ma è un tramonto spettacolare, era questo. Sono frequentissimi nel Trasimeno. Questa siamo sempre da noi, siamo sul Lago d'Orta, tra la Madonna del Sasso, e quando scendi dall'altra parte per andare in Valsesia, non in Valsesia, in Val... Sì. Si chiama dall'altra parte. Ecco, sapete che c'è quella zona dove ci sono i salti della Luna? Sì, sì. Sono quei graniti che si sfaldano, ecco, in quella zona lì ho preso questa foto. E qui siamo al... È una foto che entra nel tema del paesaggio, ma è bellissimo questa plasticità della roccia con l'albero che gli nasce dalla roccia addirittura. Cioè, bellissima, io dico bellissima perché l'ho fatta io, quindi chiaramente... Certo, ma no. Condivido. Vabbè, questo... Oh, scusate. Ehi, questa la conoscete sicuramente. Questo è il canale Cavour, dove c'è ad Agognate. Sì. Anche in questo va a fortuna, chiaramente. Sono andato 50 volte qui in questa zona. Perché lì c'è il parco di Agognate, no? L'area protetta di Agognate, che frequento molte volte, quindi per fare fotografie, realizzare fotografie. Ed ecco che capitano anche queste situazioni. Questo è il parco del Ticino. Con questa perfetta simmetria e assoluta in una lanca del Ticino, la fortuna di avere l'acqua assolutamente immobile, che ha permesso di rendere quasi indistinguibile il riflesso dalla realtà. Ma potresti quasi capovolgere, cambierebbe non tenere quasi niente. Proprio niente. Ma poi il bello è che su questi alberi, guarda che forme contorte che avevano, è una cosa interessantissima. Sì. Queste sono le hodle,
sono le Odle nelle Dolomiti, vicino a, alla Val Gardena, particolare di queste Odle. Fa sempre parte chiaramente del tema dei paesaggi. Ecco, questa siamo sempre in Val Aurina, anche questa foto l'ho fatta, giusto per dare l'idea di dove sia, ma potrebbe essere in qualunque altro ambiente. In qualunque posto, sì. Questa l'ho portata, ad esempio, ci ha scritto Silvestro Serra, che è il direttore del Touring Club, su questa foto, perché sostanzialmente cos'è? È dal punto di vista comunicativo, io penso che sia l'essenza di quello che è il rapporto tra l'uomo e la montagna. Cioè noi abbiamo una zona che è fatta, quella di sinistra, in cui c'è quella piccola parvenza di un tetto, di una baita, e l'uomo invece che lentamente sta arrivando a dare a cambiare ma soprattutto a cambiare il tipo di vita. Una volta le montagne erano ambienti isolati, cioè per andare da una parte all'altra delle montagne uno magari scendeva a valle una volta ogni sei mesi. Oggi invece inizia a essere collegato continuamente, quindi è la civiltà che sta lentamente sempre di più eliminando quelli che sono gli ambienti tra virgolette originali, ecco, chiamiamoli così, in cui c'era una tradizione diversa. Giuseppe, la foto puoi tornare sulla precedente, non puoi non commentarla, Giuseppe, questa perché no, non è che non la commento, è che secondo me va bene, giustamente Roberto sa a che cosa vuole tendere questa foto, però secondo me un po' si astrae da quello che lui ha affermato, perché assume una valenza fortemente geometrica per me. Quindi diventa quasi, si sostiene, cioè la geometria che c'è in questa foto secondo me è quella che proprio la costruisce, più che quello che lui ha detto invece il significato appunto di questo paesaggio montano che si sta praticamente antropizzando. Però io quando la vedo, quello che percepisco immediatamente invece è questa rigorosità, questa geometria fatta da rette, verticali, diagonali, triangolo, cioè quindi in questa, tra l'altro, in questo candore, no, che ne evidenzia poi la geometria ancora di più. Comunque questo è quello che io vedo, ecco, al di là del, è una cosa soggettiva. No, ma allora l'ho deviato io. No, ma mi sono permesso di chiedertelo perché magari Roberto non sa del tutto che tu sei un amante dei pali, un esperto cultore eccetera dei pali della luce, delle linee. Bene, finalmente ne ho trovato un altro. Perché no, però a parte le battute, a parte gli scherzi, con grande maestria e con grande capacità da parte di Giuseppe, non è che allora, scattando. Vedi, tu hai detto quello che sostanzialmente ho sostenuto all'inizio, cioè le fotografie non parlano da sole. Cioè, quindi io ho all'interno di questa fotografia, do un messaggio, però non può essere preso da tutti nella stessa identica maniera. Tu ne hai dato la dimostrazione, per cui hai preso degli aspetti che a me piacciono tantissimo, perché io, come ti ho detto, amo tantissimo la composizione, che è la cosa fondamentale, quindi è quello che io cerco in assoluto di più all'interno di una fotografia. Però cerco di dare degli altri elementi. Allora, questa fotografia va vista nel contesto, se io la vedo nel contesto, ad esempio, del tema legato all'antropizzazione degli ambienti montani, ecco che inizia a avere un altro valore, in cui la bellezza compositiva si unisce anche a un'informazione. Questo è l'esempio vissuto di cosa vuol dire una fotografia che parla. Cioè, non esiste una fotografia che parla, una fotografia presenta qualcosa, un soggetto. Poi dopo è la nostra fantasia, la nostra preparazione culturale, la nostra abitudine a guardare un determinato modo l'ambiente che ce la fa interpretare. Se non c'è una didascalia, tu hai fatto bene a interpretarla così, no? Io ve l'ho spiegata anche in una maniera diversa. Ecco. No, ma che c'è, che noto anch'io, però ecco, prevale per me. Sì, no, beh, chiaro. Questa astrazione che la porta. Chiaro.
Beh, poi sui pali, allora, dopo li dai, ne ho un paio d'altri. Beh, questo è un classico da noi ormai. Sì, questo. Non ricordo mai come si chiama la nostra... Questa... È quella che si vede dalla strada della Valsesia. Sì, cioè, dalle parti di Cesto. Esatto. Questa è del Bo, praticamente. La cascina è del Bo, che è sì. Il proprietario. Lui. Io l'ho fotografata tanto. Sì, anch'io l'ho fotografata tanto questa. Sì, qui ho avuto una fortuna perché c'era neve, ma non tantissima, c'era una luce diffusa. Ah, e... No, vabbè, sono le classiche. Per me questa foto è fatta dai due alberelli là in basso a destra. Vero. Che riempiono, sorreggono tutta la foto. Mi sembra che li abbiano messi lì apposta per i fotografi. È vero, invece. sono d'accordo. È vero. No, scusate. Vabbè, questo è un classico Ticino. Ticino questo, sì. No, classico bel riflesso. Sì. Qui siamo sempre nel tema dei paesaggi, no? E quindi questi sono i paesaggi antropizzati al massimo, e quindi siamo con una superstrada, la ferrovia, e quindi quello che è il limite del nostro modo di vedere ormai la natura e l'ambiente che ci circonda. Sì. Qui invece siamo vicino al Carré Alto, in Val Rendena, la mucca al pascolo. Questa è molto da Pink Floyd, quasi, direi. Vero. Però è una classica... La copertina dei Pink Floyd. Bravo. È vero. È Atom and Mother. Esatto. Una bella situazione. Se non avesse il campanaccio, direi che questo è il classico ambiente naturale, come si pensa sia, no? Però alla fin fine c'è sempre un animale, quindi invece di un uomo c'è un animale che condiziona l'ambiente. Sì. Beh, la presenza del campanaccio fa proprio pensare che esiste qualcuno dietro che sta sfruttando, tra virgolette, l'ambiente in qualche modo. Certo. E modificandolo, certo. Questa è sempre la stessa cascina. Sempre lei, Sempre la stessa cascina in cui... Ecco, questo è per far vedere, da un certo punto di vista, potremmo fare mille discussioni, che andiamo 50 volte a fotografare questa cascina e facciamo 50 foto completamente diverse una dall'altra. No? E quindi, ecco, qui ho privilegiato la visione delle montagne sullo sfondo, la geometria, eccetera. Qui siamo a Oliena in Sardegna. Questa... È molto mediterraneo questo. Sì, è perfettamente mediterraneo, con questo leccio qui a sinistra, esatto, che è spettacolare nella sua forma tonda, che contrasta con invece tutte le linee rettangolari, quadrate, curve. Cioè è quasi la dicotomia tra come crea l'uomo e com'è la natura, no? Sì. E poi uno potrebbe applicare all'astopiaria, no? Che vogliamo adattare gli alberi in una certa maniera, no? Gli alberi devono crescere come vogliono. Ecco, questo cresce tondo, noi facciamo le cose rettangolari e le adattiamo. Beh, questo ponte è un ponte che adesso non mi ricordo più come si chiama quel paese. La Valle del Ticino qua, no? Sì, stiamo andando verso Fara, quelle zone, un ponte. Il ponte della Strona a Briona. Bravo, perfetto. Perfetto, però non è una strada questo è uno sterrato, non si capisce perché, è una strada che hanno fatto e poi dopo l'hanno lasciata lì, no? Questa, dal mio punto di vista, il significato è proprio questo elemento industriale, no? All'interno di un ambiente naturale, con queste due linee bianche che lo fanno risaltare tantissimo nell'insieme. Ed è la forza della neve. La neve ti dà delle possibilità. Ah sì, ti disegna delle forme che non avresti mai, è vero. È vero. Questo è per farvi vedere cosa... sapete cos'è questa? Allora, questa foto voi l'avreste vista un milione di volte. Questo è il piano grande di Castelluccio di Norcia. Mm. Quello famoso tutto colorato di quando uno vede la fioritura delle lenticchie. Lenticchie. Ecco, questo è il piano grande di Castelluccio di Norcia, visto in un momento diverso. Qui siamo nel pieno inverno, no? Siamo in gennaio addirittura. Senza fioritura, ovviamente. Però dà tutto un aspetto diverso, dà tutta una comunicazione diversa a quello che è un paesaggio di questo tipo. Ed ecco anche la grande differenza tra il colore e il bianco e nero.
il colore tu ti concentri sui in questo caso no, perché non c'erano, ma ti concentri sui colori dei fiori, delle lenticchie, no? Qui sì, ti concentri sulle forme della montagna, sulle forme della luce, delle nuvole, cioè è un modo diverso di approcciare l'immagine. È un po' Ansel Adams quella foto di prima. Sì, sì, è vero. Beh, Ansel Adams è uno dei miei miti, no? Insieme a... Infatti ogni tanto mi paragonano, anche se umilmente non ci arriverei mai, no? No, anche... Però è vero. Qui siamo in Corsica, invece. Anche in questo. Vedete, a me piacciono molto, come l'avete visto, molto le dicotomie, no? Cioè le nette differenze. Vedete questa fascia centrale che è il soggetto in cui ho messo tutto, no? Quindi la montagna, gli alberi, sotto è sabbia e sopra il cielo. Però quello che ti colpisce l'occhio nella mia composizione è la forma della montagna e questi cespugli in basso, questi spazzolini con la forma della montagna. Cioè, io cerco quando faccio fotografie, realizzo fotografie, di esaltare le forme, no? C'è molta post-produzione comunque. C'è la sola produzione che si fa in camera oscura. Esatto. Cioè, quella che si fa in camera oscura. Non esiste, non esiste una foto in bianco e nero che non abbia una post-produzione. No, certo. Però non è la post-produzione spinta da Photoshop, ma è soltanto quello che avrei fatto tale quale in camera oscura. Sì. Ecco, questa è un'altra delle fotografie che molte volte si conoscono. Questa è la Val d'Orcia, sono le crete senesi. È un altro classico anche questo. Sempre ben... è fatta anche questa in gennaio, no? E quindi se tu vai a vedere è nel momento in cui hanno fatto la ratura, preparano la ratura prima. Quindi qui ci sono tutte le forme ad onda della terra. Si vedono tutte le righe dei trattori che hanno, che hanno steso e messo a posto la terra, e quella riga che è un canale, che sono quei canali che servono per raccogliere le acque in modo che si evitino le frane quando piove. È una specie di fondovalle. Quello sì, lì. Sì, 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 sono quei canali che... Tra virgolette fondovalle. Sì, sì. Ecco, questa è... sono le crete senesi, scusate. Oppa, sbaglio... Ecco, questo è quando l'uomo sa integrare, dal mio punto di vista, il proprio modo di essere, di vivere con il paesaggio. Questo è un paesaggio che nel suo insieme è naturale, quindi anche l'intervento dell'uomo ha creato un qualcosa che ben si connota quello che è il paesaggio nel suo insieme. Io l'ho voluto fare questa foto per dare l'esempio del quando vogliamo sappiamo essere rispettosi dell'ambiente in cui viviamo, con la bellezza che possiamo mettere nell'ambiente a valore di quello che è la nostra vita nell'insieme dell'ecosistema naturale. Ecco, Roberto, solo una cosa, diciamo, controllore del tempo. Già, è vero, io vado avanti. Esatto, mi coglie l'obbligo di verificare se ci conviene andare avanti con questo tema, e a me va benissimo. Va bene, oppure se preferiamo magari... Se volete vedere Carrara, cioè vi posso far vedere... Vabbè, queste andiamo via veloci perché ormai è quasi finito, dai. Va bene, queste qui sono le Dolomiti. Quindi sono belle di per sé e quindi diventa facile fare le foto belle in Dolomiti. No, non è facile. Vabbè, però ti offrono dei belli... Non è mai facile. Questa qui è un'altra foto di ambiente, cioè l'ambiente naturale della roccia con quell'aereo che ti porta verso il nulla. Questa è incredibile, cioè come la... questa è un arido deserto di una pianura... che si secca e la natura tende a crescere. Lo stesso. Queste siamo in Val di Fassa. Questa qui è un'altra di quelle che io ritengo emblematiche, no, del nostro modo di... Eh sì.
del nostro modo di vivere, con l'autorimessa, che è sempre l'auto, c'è sempre di mezzo l'auto, con la arriviamo con le auto fin dentro le montagne. Con la stessa forma. Sì, con la stessa forma e tutto, sembra costruito insieme. Sì. Hanno appoggiato la montagna sull'autorimessa, sì. In realtà. Le ultime due, quel paesino che si vede là in fondo è Castelluccio di Norcia, qui eravamo a meno 17 gradi, però una bella giornata di neve, di nebbia, un freddo pazzesco, però ti permette di vedere queste, di realizzare queste immagini pulite, essenziali, con pochissimi elementi che costituiscono l'insieme. Questa è un'altra classe, siamo in Umbria, classiche foto dei cipressi umbri, ma qui è bellissima la quantità di scene, di quinte che sono costituiscono queste dietro. Immagini. Sì. Bene, allora, adesso possiamo uscire. Domande su queste? Osservazioni anche, più che domande. Osservazioni, sì, nel senso, se volete avere informazioni o... Niente. Allora, vi faccio vedere invece, se vi va, Carrara. Sì, ho Carrara. Che focale usi gran angolare? Che focale usi per... Allora, la focale più... tendenzialmente la focale più usata che ho io, se dovessi andare a verificare quello che sono i dati EXIF, è intorno al 35-50. Questo è quello che uso tendenzialmente di più. Poi in alcuni casi arrivo chiaramente al 16, in altri al 200. Un medio grand'angolo, insomma. Sì, però tendenzialmente, perché una delle macchine fotografiche che uso di più è una piccola X100 della Fuji, che ha l'ottica fissa a 35 mm, perché venendo appunto dai bei tempi di quando si era giovani, che non esistevano gli zoom, per me il miglior modo di fotografare è quello di andare verso il soggetto, quindi di cercare il soggetto, non di stare fermo e muovere la macchina. Siamo noi che dobbiamo cercare la posizione. E quindi obbligarsi a usare ottiche fisse per me è la cosa migliore. Molto educativo. Sì. Molto più educativo. Grazie. Prego. Se volete vi faccio vedere qualcosa di Carrara. Per me va bene, non so. Si vede? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, qui da noi, nella zona del Golfo dei Poeti, ci sono due grandi tipologie di rocce, che sono il marmo Portoro, che è un marmo nero, e il marmo di Carrara, che è il marmo bianco. Allora, sto girando, facendo, caso vuole, bianco e nero, sto facendo fotografie in tutti e due gli ambienti, appunto per arrivare poi a fare un libro sul bianco e nero di questi ambienti. Allora, sono foto, non so se devo spiegarvele queste. Ma perché le due tipologie di marmi sono completamente diverse. Perché... Però confinano sì, o sono due piani diversi? No, allora tu considera che il Golfo di La Spezia è una faglia. Quindi è una separazione netta tra due tipologie di formazioni rocciose. Chiaro. Quelle del marmo, quello del Portoro, che è un marmo che è sostanzialmente come se fosse una roccia di fondali, palustri, molto ricchi di vegetazione. E parlo quando si sono formati, no? E invece il marmo di Carrara, che è un marmo più vicino a quello dolomitico, anche se non ha il magnesio che lo rende diverso dalle Dolomiti per la mancanza di magnesio. Sono due mondi completamente diversi dal punto di vista geologico. Va bene, qui la forza di quello che io sto portando avanti nel mondo del marmo di Carrara o del marmo Portoro è la grafica, cioè perché ti dà delle possibilità di individuare elementi grafici che sono dal mio punto di vista molto molto interessanti. E vi faccio vedere un po' di quello che sono, è il marmo. Vedete, questo qui, questo è il Portoro, vedete com'è fatto il Portoro, molto nero, molto marezzato. E che cosa sono i due? Queste qui, praticamente, se tu vai a vedere, questi sono dei blocchi di marmo tagliati, che però, visto che vengono illuminati da una luce diversa,
ce n'è uno a sinistra verticale, uno quello bianco che è messo di traverso e uno quello di destra che è messo più indietro. Cioè quindi c'è una leggera differenza di distanze e di visione di illuminazione. Ma che cosa sono quelle due presenze in fondo al marmo bianco? Quali? Quella nera e quell'altra nera. Non lo so, devo essere sincero, andrò a vederli. Okay. Dobbiamo ingrandirlo, non lo so. Va bene. Questo è per farvi vedere invece cosa... Guardate, vabbè, qui è per come lo lavorano, ma interessa poco. La bellezza per me è guardare che grafica c'è all'interno di quella roccia. Sì. È una cosa incredibile. Guardate che spettacolo di... Cioè, le foto si fanno da sole qua, tra virgolette, si creano da sole. Il bello è riuscire a estrapolare le differenze cromatiche. Hai fatto foto anche al Montorfano o no? No, il Montorfano no. Qui non so... No, dico quello che c'è qui. No. Ma sai, lì non ti dà... Sì, ne ho qualcuno, ma più che altro in Valdossola, nelle cave della Valdossola. Al Montorfano non sono mai andato. Mm-hmm. Vedete questi... Qui c'è un paesaggio all'interno di questo marmo. Questa è una parete tagliata, però guardate quanti paesaggi ci sono. Uno può andare a prendere tanti particolari, sono tanti piccoli paesaggi che si costruiscono. Allora, il marmo Portoro ormai si coltiva soltanto sottoterra. E il marmo di Carrara tendono a far sì che adesso si evitino le cave a cielo aperto, anche se esistono ancora, chiaramente, e iniziano a cavare anche sottoterra, seguendo le grandi vene. E quindi ci sono delle enormi cave sottoterra. Guardate che grafica si crea con i marmi. Queste in basso sono... i fori dei martelli pneumatici, quelli che servono per fare i buchi dove mettere dentro la dinamite. Ah, giusto. Ecco, questa è la differenza, vedete, qui siamo proprio nella zona di Carrara, questa è, io sono sulla cava, dietro dove c'è la montagna come sarebbe naturalmente. Sì, questo sì. L'ho potuto proprio, è una doppia lettura dell'uomo e della montagna. Perché i frammenti chiari che ci sono davanti sono tutti quelli che lo sfasciume. Lo sfasciume del lavoro delle cave. Lo sfasciume che poi viene utilizzato perché viene macinato per fare la ghiaia, per fare altre cose. Per fare gesso, per fare... No, gesso. Cemento. L'acqua è sempre presente nelle cave di Carrara perché viene utilizzata per lubrificare i cavi con cui si tagliano le pietre e quindi pozze d'acqua le si trova sempre, dappertutto, e che ti danno queste possibilità. Ecco, questo è il bello delle cave è che hai delle differenze di luce, no? Di riflessi, clamorose, perché questa è la stessa identica parete tagliata a tre livelli diversi, che va dal nero e che poi è sempre la stessa, perché lì vicino ti sembra uguale, no? Ma in realtà la luce te la rende nera, grigia e quasi bianca. Cioè, quindi ti crea... Ecco, il marmo di Carrara ti dà questa possibilità di poter interpretare la luce in maniera clamorosamente bella. Io invece ti volevo chiedere, ma c'è la possibilità di avvicinarsi così tanto senza pericoli, senza che ti dicano niente? No, è chiaro che ci sono delle cave dove puoi andare senza problemi, anzi ti accompagnano anche. Sì. Dipende sempre come ti approcci, no? E ce ne sono altre dove ti vietano, perché sai, c'è una grandissima discussione qui dal punto di vista ecologico sulle cave di Carrara, che sono molto dirompenti dal punto di vista ambientale. Chiaro, e quindi... io però sto facendo tutto un lavoro in cui estraggo la bellezza anche del lavoro umano, no? Sì. Guardate ad esempio questa fotografia, che incredibile momento sono riuscito a cogliere con questa separazione in quattro del quadrato, con in mezzo un soggetto che sembra un'astronave che arriva dal... Cioè, è molto grafica, estremamente...
anche questo. No, perché in effetti tu sei dentro alla cava, tutto sommato. Sì, sì, sì. Sono in cava. Ah, quindi non ci sono problemi di sicurezza? No, dipende sempre come approcci, no? Se è uno che va con le scarpe da tennis, ti guardano male, non ti fanno neanche entrare. Se vai in maniera conscia, innanzitutto se chiedi di poter andare, se approcci in maniera di... tra virgolette positiva, vedi, addirittura mi accompagnano certe volte, venga con me che le porto a vedere, mi portano a vedere delle cose incredibili. Ecco, questi ad esempio sono i fanghi che si formano dal taglio delle pietre, no? Attraverso con il cavo diamantato. E guardate, cioè, diciamo che è la segatura è la segatura del marmo. Guardate che effetti riesce a dare. Che non recuperano o che recuperano? No, non la recuperano, anzi la devono tenere raccolta perché viene considerato un inquinante. Inquinante, se vai, esatto. Infatti hanno tutte le cave, hanno delle grandissime vasche che servono per raccogliere tutte queste acque. Chiaro. Guardate questa roccia. Molto, molto, molto bello. Guardate quante linee, una cosa... Ma poi sembrano degli effetti fatti in camera oscura, tipo graffiando la pellicola. In alto a destra soprattutto è impressionante quella roba lì. Sì, sì, invece è tutto così. Se ti faccio vedere l'originale, è incredibile. Sì, è chiaro, incredibile. Sono delle cose... Questa è molto bella, sì. Vedi, perché questo è un tipo di roccia che si chiama, non mi ricordo come si chiama, perché poi il marmo di Carrara ha tantissime tipologie diverse, no? Adesso questo si chiama non me lo ricordo più. Vedete, qua sopra c'è quella specie di corrimano che serve per proteggere, perché sopra là lavorano, magari ci sono 30 piani di escavazione. Sì. E cosa sono quelle strisciate? Allora, questa è una cava abbandonata. Una cava Enreux si chiama, perché nell'Ottocento i più avanzati dal punto di vista cultura delle cave erano gli inglesi e i tedeschi, e infatti c'erano tantissime società anglo-italiane, no? E questi sono gli Enreux, che sono degli inglesi, anche se il nome sembra francese, che sono proprietari di tantissime cave. Questa è una cava abbandonata. Quella che si vede sono sostanzialmente le colature dell'acqua sul marmo bianco. Quindi, a furia di piovere, eccetera, si ossida e si formano queste colature bianche che creano questi effetti bellissimi. Quindi non sono muschi? No, proprio se tu vai a vedere lì è una colatura, è come se fosse colorato. In realtà è tutto naturale, è l'acqua che cola. Questa è una cava spettacolare, la usano infatti molti, vedete, è questa cava, questo è un particolare, vedete da dietro, le vedi che sono tutte rigate, sì, no? sì. Viene utilizzata anche per realizzare dei set fotografici e cinematografici, perché guarda, anche questa è la cava Enreux, pazzesco, degli effetti si creano. Sì. Ah, vabbè, questa ad esempio è, qui siamo una cava di Portoro, vedete, tutto sottoterra. Quindi queste sono le luci artificiali? Queste sono tutte luci artificiali per illuminare, perché vivono, cioè lavorano completamente al buio. Cioè al buio, alla luce artificiale sempre. Chiaro. Beh, dovreste farla un'uscita, come società fotografica novarese qua a Carrara. Ti accompagni tu, perché poi tu sei già lì in zona. Ma volentieri, guardate che... Sto scherzando, potrebbe essere una buona idea. Guarda che vengono tantissimi a far fotografie qua, perché questa, me lo dicono in tanti, deve venire anche un mio amico di Londra, e dice, questa è la classica, sono le classiche ambienti in cui si deve venire con le macchine piane, no? A fare fotografie 6x7 dimensioni più grandi, perché ci sono delle situazioni bellissime. Guardate che luci che si creano. Questi sono tutti marmi tagliati. Abbiamo anche lo speleologo che non ha detto. Allora. Roberto Mazzetta è il nostro speleologo. Sono due pietre spaccate. Dico bene, Roberto Mazzetta. Sì, conosciamo bene quei posti.
Ecco, appunto. Ah, beh, lì ci sono, qui ci sono delle... Ci sono anche dei belli attriti tra il mondo speleologico e quello dei cavatori. Soprattutto sì. Un tempo è un attriti molto pesanti. Attriti. Sì, sì. Molto pesanti. Immagino. Ecco, queste sono un po' alcune fotografie di Carrara. Non so, belle. Allora, in teoria noi adesso avremmo raggiunto l'ora limite che ci eravamo dati. Per quanto mi riguarda si può ancora andare avanti, io non ho problemi. Però mi lascio la parola, diciamo, lascio la decisione ai nostri, a tutti gli altri ovviamente. Anche. Allora, se volete io vi potrei far scegliere, se volete andare avanti, lascio a voi la scelta. Io ho una piccola serie di agognate, no? Del parco dell'area protetta di Agognate, e poi ho una serie di su Novara, che sono quelle che io chiamo le cartoline. Io quando giro sempre col mio iPhone, con il cane, e faccio cartoline di tutti i luoghi in cui vado. Ne ho una su Novara che ho fatto vedere a io Stefano. Esatto. Ho detto, dimmi dove sono questi ambienti. Quanti li ho indovinati? L'80% li ho indovinati. Va bene, hai visto due foto, l'80%. Cosa volete fare? Per me è differente, però magari dite voi. Tenete conto che quelle di Novara sono a colori. Ecco, sì, perché con l'iPhone fotografo solo a colori. Cosa volete? Volete vedere queste di Novara? Chi vuol vedere quelle di Novara che è visibile? Guarda la bala. Alzi la mano, chi vuole vedere quella di Novara. Novara la mano. Quelle di Novara, dai, quelle di Novara. Beh, diciamoci la verità, Agognate è sempre Novara, eh? Novara città, diciamo. Okay. Però vi do un consiglio, andate a fotografare il parco, l'area protetta di Agognate. Non potete marcarla. Vi faccio vedere soltanto dov'è, no? Allora, e vi racconto un attimo di, non la storia, perché non so. Allora, Agognate è questa, la vedete? No, per ora no. Aspetta, no, allora devo condividerla in maniera diversa, aspetta un attimo. Eccola qua, adesso l'ho ingrandita, scusa. Condividi lo schermo. Eccola qua, la vedete? Sì. Allora, l'area di Agognate, la riserva naturale di Agognate, è questa macchia verde, no? Che è sulla statale, questa è Biandrate, questa è quella famosa cascina che avevamo visto prima, sì, che vi dicevo, esatto, fotografata l'altra volta. Esatto. Questa è l'autostrada, questa è la ferrovia, l'alta velocità, sì. Questa è la statale, questo è il Sesia, è l'Agogna, no? Questa è l'Agogna. E questo qua è il canale Cavour. Quindi quest'area... Ci si può entrare dopo la prima curva della statale, prima del ponte della Gogna, si volta a destra, e si entra da qui, questa. Lo vedi? Cioè, non so se vedete la mia freccettina. Sì, ecco, si entra da qua. Si riesce a parcheggiare l'auto su quella stradina? Lasci la macchina più o meno qua, in questa zona, ed entri, no? Oppure la lasci qua e dentro, ma io lo lascio sempre qua e dentro, no? Perché in realtà qui ci abitano, no? Qui ci sono delle case addirittura, quindi ci abitano, quindi possono entrare addirittura con la macchina. È chiusa, si può andare solo a piedi. Ma allora, la riserva, il bosco Est Sesia Pro Natura di Novara. Allora, questa è un'area che è un piccolo avanzo di quello che sono i boschi della pianura padana del periodo atlantico. Il periodo atlantico è un periodo che era... Dopo le grandi glaciazioni c'è stato un periodo in cui, che era chiamato Atlantico, in cui c'erano delle piogge enormi, sono le grandi piogge che hanno creato i grandi contrafforti del Sesia, dell'Agonia, eccetera. In quel periodo c'era una grandissima vegetazione, immaginatevi che tutta la pianura padana era un bosco. Ecco, questa è una piccola enclave che è rimasta, di una parte di come doveva essere il bosco in quel periodo geologico.
È un'area gestita, diciamo, protetta dall'Est Sesia. Dunque, quest'area è stata regalata, tra virgolette, dall'Est Sesia, non tanto dall'Est Sesia, nell'accordo con la società autostrade e con le ferrovie, no? È stata data la protezione di questa zona. Quindi hanno ceduto all'Est Sesia questa zona, che l'ha tenuta con i cartelli, con le indicazioni didattiche, eccetera, per poter essere visitata. Considerate che qui partono due delle rogge più importanti di Novara, you know, che erano quelle che servivano per alimentare i mulini che c'erano a Novara. Vabbè, sentite, ve ne faccio vedere due di foto, sì. Così vi rendete conto di cos'è dal punto di vista bellezza. Certo che vedendo dall'alto il passaggio dell'alta velocità dell'autostrada è impressionante. È pesante, proprio che taglia completamente l'area. Dal punto di vista ambientale, paesaggistico... Dirompente. La vedete? Non ancora. Allora, devo prima fare questo. Scusate un attimo. Eccolo qua. Condividi schermo. Mi è andato via. Mi si è chiuso. Zoom. Cos'è possibile? No, sei sempre online. E dove sono finito loro? Non riesco a vedermi. Dovresti provare ma forse perché hai cliccato su vista e hai messo vista oratore magari, in alto a destra. Lo so, ma non riesco a vedere lo schermo io. Non riesci a rifare una condivisione come prima? No, il problema è che non ci sono più, non sono più in Zoom. No, tu sei in Zoom. Lo so, ma non vedo... Sotto, dove ci sono le icone... un'icona che sembra una... No, quello sì, ma il mio problema è che io non vedo proprio più Zoom, cioè, capito? Non vedo più nessuno. Dovresti vedere un'icona a forma di telecamera bianca sull'azzurro, in campo azzurro. Dovresti averne due in teoria, perché di solito se ne vedono due. Una quella del programma, diciamo, della schermata iniziale di Zoom e una di quella della videoconferenza. Sulla barra degli strumenti in basso? Sì, esatto. O laterale? Sì. Gestisci, condividi lo schermo. Prova a condividere lo schermo come hai fatto prima. Eccolo qua. È arrivato, perfetto, Roberto. Ci siamo. Ok, perfetto. Allora, sì, però adesso non lo vedo io. Arrivo, nuova condivisione, metto in pausa. Voi lo vedete? Sì, stretta e lunga. Cosa stretta e lunga? Allora aspetto un attimo che c'è qualcosa di nuovo. Probabilmente, ma direi che manca un pezzo di foto in questo momento. Lo sai perché? Perché non l'ho ingrandita. Ah, ok. Allora, anteprima immagine. Tenete duro, che ce la faremo, eh. Devo dire che fino adesso sei stato più che bravo, quindi... Perciò, perdoniamo qualsiasi... No, il problema è che vedo che ogni tanto mi rallenta completamente lo schermo, no? Uh-huh. Non riesco a capire perché, vedi, in questo momento è come se non riuscissi a... Ok, allora. Adesso sto caricando, le sto ricaricando, no? Sì, sì. Mi vedete? Non le vedete? Vediamo sempre la striscia stretta e lunga. Ma che aspetta. Okay. Allora, lo facciamo così. Adesso, condivisione, interrompi la condivisione. In alto noi vediamo scritto stai visualizzando lo schermo di Roberto Besana, quindi sicuramente... Lo so, però vedi, quello che non riesco... Io mi dice che sono in condivisione, però non vedo niente. Non riesco a far vedere, non vedo le immagini. Uffa, controllo remoto. Ok, va bene. Eccolo qua, proviamo.
niente da fare. Purtroppo non saprei come aiutarti perché... Faccio una cosa più semplice e interrompo la condivisione. Sì, esco, forse ti conviene. Esco e rifaccio, che facciamo più in fretta. Sì. Allora, agognate, perdonatemi, ma sono... Ma nessun problema, ci mancherebbe altro. Ecco, adesso sta caricando. Perfetto. Adesso mettiamo in condividi lo schermo. E adesso dovreste vederle. Come le vedete? Speriamo di no. Sempre stretta e lunga. Così? È uguale a prima. È come prima. È pazzesco, che stranezza. L'ho ricaricata tutta. Anche perché se hai fatto come hai fatto per le altre si dovrebbe vedere. Infatti è quello strano. Che non... È molto strano. Non lo so, vuoi provare... non so come aiutarti, faccio fatica a capire. Sì. Che supporto posso dare perché... No, nessuno. Adesso facciamo una cosa di questo genere. Ma c'è un limite d'orario con coso? Non è con Zoom? No, non c'è nessun limite di orario. Ah, ecco. No, possiamo andare non avanti. Non è un problema di piattaforme. Pasqualino, se vuoi andiamo avanti tutta notte, se preferisci. No. Okay. Nuova condivisione. Adesso mi sto dicendo che mi devi dare la condivisione. Vado ad aprire le cartelle, le copio, anteprima. Non vuol farsi vedere? Niente. No, aspetta, ti adesso sta a prenderle. Ok. Vedi, sì. Perché sta arrivando dal Pleocene, si vede. Hai ragione. Hai fotografato il passato, sei riuscito a... Okay. No, è proprio agognate che non vuol farsi. Mi sa che si vuol far vedere solo di presenza e basta. Esatto. Niente, vabbè, andremo a vedere l'area direttamente dal vivo appena possiamo. Dai. No, ma adesso questo è l'ultimo tentativo. Dai, no? Tentativo. Sta aprendole. Sembra un po' come se si fosse bloccato su questa immagine tagliata. Eh sì. Come se fosse rimasta lì da qualche parte memoria, non lo so. Niente da fare. Non vuole. Non, è agognata che non vuole. E allora vuol dire che faremo poi prima o poi una serata in presenza dove ce le farai vedere. No? E bisogna andare. Oppure andremo lì direttamente a fare le foto. No, ma quello che non capisco è che non riesco a rivedere, mi compare. Mi sono ogni tanto connesso con YouTube, anche su YouTube è così. Sì, perché YouTube sta trasmettendo esattamente quello che stiamo vedendo noi con un ritardo di una trentina di secondi, ma esattamente quello niente che vediamo fare. In Zoom. Non riesco a capire perché. Niente. No, mi spiace più che altro perché... Sì, no, scusatemi, ma non è... No, non devi scusarti, ci mancherebbe altro, cioè queste cose... Perché quello che non capisco è perché, vedi, ad esempio, sono tornato alla riunione, no? Per ripartire. Riunione, e copia invito, eccetera, quindi... Registrare, niente. E non mi fa più vedere le immagini. Si vede che ha deciso che è troppo tardi. Non vedo neanche voi, sì, per quello. Noi ti vediamo. Io non vedo neanche voi. Riunione. Allora, mantieni in alto, silenzio. Scusa, vado a vedere. Metti in pausa, invita. Eccolo qua. No. Visualizza. Ok, sei in condivisione schermo. Adesso dovrebbe essere in condivisione schermo. Quindi siamo qua. Sì, ma infatti ci dice che tu stai visualizzando il tuo schermo, però ci fa sempre vedere lo schermo grigio con quella pettina di foto. Allora, l'ultimo tentativo.
Ok. Sono... non voglio che dire, ma... niente, ragazzi. Misteri della tecnologia. No, il problema è che non è, dal mio punto di vista non è ancora sufficientemente... non ti dico semplici, però abbia la facilità di connettività così elevata da poter essere gestita. Eccolo qua. Allora, qui mi apre una sola fotografia, oltretutto. Non so cosa dire. Allora, eccolo qui. Proviamo. Purtroppo non so proprio come aiutarti perché non vedo. Va bene. Cosa... vedete voi adesso? No. Allora qui. Adesso se, per me c'è scritto. Io sono. Mi viene fuori sei in condivisione schermo. Sì, sì, ma quindi... sei in condivisione. Ma la cosa incredibile è che io vedo la fotografia. Cioè, la cosa divertente è che io vedo la fotografia, non vedo voi, ecco, non so come dirti, no? Sì, sì. Per cui per me io sono in condivisione, ma vedo voi, come è giusto, non vedo voi come è giusto che sia, perché sto vedendo lo schermo. No, chiaro. Non so che... Interrompi la condivisione. Adesso provo un ultimo tentativo di... Sì, magari provo a usare delle altre fotografie, magari. Sì, sì, sto infatti usando delle altre. Appena condividi si vede sempre la stessa foto, cioè sempre lo stesso pezzo di è foto. È come se fosse bloccato. Sì. Allora, adesso ho interrotto la condivisione. Sì, infatti ora ti si... Vado in condivisione schermo. Sono qui in anteprima. Ok. Niente. Niente. Così? Ha deciso di... No, così hai tolto la condivisione. Ok, condivisione schermo. Basta. Okay. Niente, non vuole essere condiviso. No, niente. Mi sa che questa foto li ha bloccata in qualche modo. È come se avesse bloccato qualcosa. Mm. Se proprio qualsiasi cosa tocchi ti porta lì. Sì. Sì, perché vedo anch'io che oltretutto... Ecco, ok. Adesso, teoricamente, io sono in condivisione schermo. Ma sei in condivisione schermo, però vediamo solo quella striscia di foto e basta. Basta, ancora? Sì. Niente, allora si è bloccato qualcosa e bisognerebbe... Probabilmente bisognerebbe uscire da Zoom, magari entrare, ma non possiamo farlo perché diventa una cosa un po' troppo lunga a questo punto. Ok, interrompi le mi condizioni. Piace perché era interessante vedere altre foto, però ce le terremo per una seconda. Faccio l'ultima prova. Fai l'ultima prova, se no poi interrompiamo, perché se no mi dispiace. No, nel senso che purtroppo ci sono molti domani hanno la sveglia abbastanza presto, quindi non hai perfettamente ragione, mi dispiace. Approfittare del loro tempo, anche se le foto sono belle, io ero molto curioso di vederle, penso tutti, quindi al massimo ci ridiamo un appuntamento in futuro. No, avete ragione, vedi, mi compare sempre solo una foto. Sì. Niente da fare, non vuole, mi dispiace, non so più cosa fare. Non ti preoccupare. Perdonate. Ma se l'altro tanto l'abbiamo completato, dai. Va bene, dai. Ok. Allora. Spero che sia stata positiva almeno fino qua. Magari se riesci a togliere la condivisione dello schermo. Adesso si vede un altro pezzo di un'altra foto. Vedi. Sempre solo mezza. Però. Sì. No, niente, c'è niente da fare. Compare sempre solo la stessa fotografia. C'è qualcosa che non quadra. Mi dispiace. Va bene, non ti preoccupare. Dai, magari ci sarà. Vuol dire che c'è sicuramente materiale per una nuova bene, serata. Dai. Quando sarà pronto il libro sul paesaggio, magari faremo una serata sul libro sul paesaggio. Sì, se volete fare qualche domanda avere qualche risolvere Dino. Qualche dubbio nei miei confronti. Dino, hai qualche domanda? Dino. Oh, hai qualche domanda? Pensiero. No, niente, Roberto è affascinante perché insomma è convincente, la natura poi dopo, non dico che è di moda, ma comunque è una cosa sentita attualmente.
poi il suo modo di scattare, il suo modo di prospettare determinati argomenti è senz'altro da condividere. Cioè, la mia paura è che praticamente resti condizionato, per cui delle volte lo seguo tantissimo, ma non più di tanto, perché penso che mi possa condizionare in qualche modo, e allora se per essere libero non lo seguo più di tanto, ecco. Però insomma, da degli spunti, delle cose che sono molto, ma molto interessanti. Bene. I miei complimenti a lui, perché insomma, a parte il fatto che è simpatico, poi ci abbiamo i baffi, noi insomma ci abbiamo la stessa gamba. Ovviamente lui da geologo, con i marmi di Carrara, insomma, con... volevo chiedere, lui stava preparando una mostra su Antropocene, che poi in un certo modo anche noi come società fotografica novarese avevamo qualche cosa in ballo come Antropocene. Adesso non so che fine farà quel progetto, quello lì, ma il suo che fine ha fatto? Dunque, il mio è fermo soltanto perché non si sa... cioè, dunque, succede questo, è una mostra già pronta, quindi abbiamo addirittura, cioè io quando faccio una mostra di solito fotografie, contributi di testi e video, perché cerco di utilizzare tutti gli aspetti sensoriali o tutte le passioni di un eventuale visitatore. I video sono sostanzialmente le fotografie della mostra con il doppiaggio dei testi fatti e le musiche che vengono realizzate espressamente per la mostra, per questi video. Quindi quando uno entra in una di queste mostre si trova un po' il tema che gli piace di più, quindi c'è chi più è interessato alla lettura, chi più è interessato all'immagine, chi più è interessato al video, e rispondiamo un po' a tutte queste esigenze. Il problema è che io abbiamo già realizzato tutte le fotografie, tutte stampate, tutti i quadri, tutti i video. Il Covid ci sta bloccando, perché non riusciamo a trovare le location che possono dire sì, domani puoi aprire la mostra. Perché è successo come è successo a voi. Siamo tutti sulla stessa barca, Roberto. È una cosa impressionante, insomma, perché poi nessuno negli enti pubblici ci prende la minima responsabilità e dire anche solo programmare per tal periodo o quell'altro. Quindi è abbastanza è demoralizzante da questo punto di vista. Speriamo che prima o poi si possa. No, anche se è demoralizzante, non ci abbattiamo, altrimenti. Dobbiamo essere resilienti a queste cose. Mi piacerebbe, non posso, ma perché non penso che si possa, ma sarebbe bello poter vedere uno dei quei video che abbiamo realizzato, che sono una cosa incredibile dal punto di vista bellezza, perché sono stati fatti con dei professionisti del doppiaggio, uno la voce di Sam Penn, ad esempio, no? Quella che normalmente si sente, perché ho degli amici che fanno quel tipo di lavoro, e sono molto belli quei video. Non si possono vedere in questa proiezione, però sarebbe eccezionale, no? Per cui troveremo l'occasione magari la prossima volta. Mi piaceva far vedere cos'è per me Antropocene, perché Antropocene è anche il nostro vivere quotidiano, anche la nostra città. Ho delle fotografie incredibili, no? Di, non so, ad esempio c'è un bellissimo, ce l'ho qui davanti perché l'ho appena aperta, di un chiostro del 500 con i panni stesi di una signora che abita lì vicino e non sa dove metterli, li ha messi nel chiostro, così per dar l'idea di come rispettiamo l'ambiente. Oppure, vabbè, cioè, ne ho talmente. Comunque ci sarebbe un modo semplice, basterebbe che tu diventassi socio della società fotografica novarese, risolveremmo tutti i problemi. È vero. Comunque, accettiamo anche soci a distanza. Soci a distanza, sì, va bene. Può sempre creare una nuova categoria, volendo. I soci a distanza. È bello, interessante questo. Vedi, ad esempio, già il fatto che uno dei vantaggi, ce ne sono tanti di svantaggi, ma uno dei grandi vantaggi del sistemi digitali è quello di permettere di avere ospiti da tutta Italia, in teoria da tutto il mondo. No? Che è una cosa molto molto interessante. Cioè, io ho fatto delle serate con delle persone di Ischia, con delle persone in Abruzzo, con delle cose
che normalmente non si potrebbero fare. Poi ci sono tutti i limiti tecnologici, certo, vedi quello, certo, che è successo, oppure però... di interazione negli altri casi. Certo. Comunque, bene. Grazie a voi, comunque. No, grazie a te. Foto belle e complimenti. Complimenti, grazie. Davvero. Io, se siete d'accordo, chiuderei qui la serata, che è stata sicuramente bella, potrebbe andare avanti ancora. Aspetta che chiudiamo noi prima, Stefano. No, dico, chiudiamo qua la serata, nel senso, diciamo, ci salutiamo qui perché, appunto, un po' per rispetto nei confronti di chi si deve alzare presto domani e poi comunque effettivamente, insomma, sono 11:30, anche Roberto... magari, insomma, quest'ora sì, tutti siamo... No, però, no, diciamo, io sono un nottambulo, amo la notte. Okay. Quindi... bisogna arrivare a un certo punto a dire basta, stop. A dire, a congedarci, però appunto ci possiamo sempre trovare un'altra volta. Quindi, volentieri. Da parte mia, ancora grazie per essere intervenuto e per averci fatto viaggiare in tutti questi paesaggi e su questi aspetti concettuali della fotografia che io ho apprezzato molto, quindi da parte mia davvero grazie a tutti. Grazie, voi Roberto. Ciao Roberto, grazie. Mi raccomando, domani tutti alla mostra alle 16:30 al castello. 16:30 ci vediamo domani, allora, dai, domani. No, Mario, certo, potrei venire la prima volta che viene a Novara, verrai sicuramente a vederla molto. Certamente. Ok, dai. Grazie. Buonanotte a tutti. Ciao Mario. Ciao. Grazie. Ciao.